Terzo messaggio minatorio, minacce ad Alberto Bertolotti, Confcommercio Sud Sardegna e titolare dello stabilimento di un ristorante Achia, una lettera anonima arrivata a casa sua. Sì, adesso questo malato di mente alza un po' il tiro perché fa arrivare le missive con le minacce direttamente nella posta del palazzo dove abito, del mio appartamento. Fino a oggi non ci sono sospetti, la polizia sta lavorando per cercare di verificare se esistano delle tracce nei reperti che sono stati sequestrati. Una lettera con tanto di francobollo, dentro cosa c'è? Un biglietto listato al lutto con su scritto inciso e neanche scritto inciso la parola Chia, ovvero la località dove esercito le mie attività. Paura? No, paura no. Certamente è un fastidio per me e per i miei dipendenti, è una cosa che ovviamente toglie per il primo quarto d'ora che si ricevono queste note, toglie un po' di tranquillità, ma denota la ossessione che questo individuo ha nei miei confronti e nei confronti del mio lavoro. In passato minacce al suo ristorante, anche alla sua barca, la bruceremo. Adesso questo messaggio appunto listato al lutto, così come significare la morte. Esatto, ripeto, una persona ossessionata da me, dalla mia vita, dal mio lavoro, e quindi alla fine credo che ci sia sotto sotto anche un pizzico di amore. Le persone ossessionate, le persone che odiano partono da Lei è sentimenti un forti. imprenditore, quest'anno quanti dipendenti? Una quindicina di dipendenti. Quindi che messaggio vuole lanciare? Se è quello, io porto lavoro, perché fare questo? Lasciateci lavorare in pace perché c'è bisogno non soltanto per le aziende guidate dal sottoscritto, ma per tutto il sistema economico che imprese e i loro lavoratori siano messi nelle condizioni di produrre e di riprendere.